Fuschi, una buona partenza, avete trovato il gol subito, insomma, però non si riesce a tornare a vincere, no? Insomma, l'astinenza prosegue. Sì, come ha detto lei, eravamo partiti bene, la seconda partita dove siamo partiti bene sia per quanto riguarda l'approccio alla partita e anche il risultato. Peccato non aver mantenuto, ecco, per tutto il primo tempo, perché sicuramente il secondo tempo sarebbe stata una partita diversa. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, allenata molto bene dal mister Cichella, però oggi si poteva fare qualcosa in più, però tutto sommato il risultato finale pareggio è giusto. Ovviamente il pari di oggi, unito alla vittoria del Giulianova, riduce quasi al lumicino le possibilità di ottenere i play-off in una fase nella quale, insomma, 3 punti in ultime 6 gare e con assenze importanti proprio nella fase decisiva della stagione. Sì, non voglio parlare di sfortuna perché non fa parte del nostro modo di lavorare. Ci sono state delle defezioni molto importanti, questo lo sapevamo, però abbiamo una rosa ampia da poter comunque sopperire a queste mancanze. I risultati ultimamente non sono del tutto positivi, abbiamo ancora 3 partite, certo 11 punti sono tanti, però fino a quando la matematica ci darà la possibilità di lottare lo faremo. Cichella andare sotto dopo appena 4 minuti, insomma, però la squadra ha reagito trovando il gol del pari, insomma, e poi nel corso della ripresa ci sono state anche le opportunità per poterla provare a vincere. Indubbiamente andare sotto dopo 5 minuti non è stato bello, tra virgolette, però la squadra oggi devo dire che, come ho detto la settimana scorsa, è in fase di crescita notevole sotto tutti i punti di vista, sia fisica che sotto l'aspetto tattico, ha dimostrato di avere il dominio del gioco per quasi 90 minuti. Secondo tempo abbiamo avuto anche l'occasione di poterla portare a casa per intero. Sono particolarmente soddisfatto, la squadra oggi ha prodotto contro una squadra forte come l'Angolana, che ha dato tutto cercando di vincere la partita fino all'ultimo. Infatti l'ultima occasione ho dovuto anche una palla gol per poter segnare, però credo che veramente oggi i ragazzi sono stati encomiabili e credo che questa sia la strada giusta per poter portare a casa la salvezza. E adesso in questo momento credo che abbiamo 2 partite in casa e una fuori. Gli scontri diretti in casa, dobbiamo cercare di far pesare il fattore campo e fare il bottino pieno. Ovviamente sotto hanno fatto punti e tutti, e gli scontri diretti diventano in questa corsa l'elemento che può fare la differenza. Hai ragione, lo scontro diretto di domenica è importantissimo. Io sono convinto che in questo momento siamo sulla strada buona, considerando anche il fatto di avere un sostegno importante da parte del pubblico. Domenica credo che a Sant'Egidio ci sia una bella cornice di pubblico che ci darà sicuramente una mano, perché la squadra in questo momento se lo merita e giocando in questa maniera di conseguenza porterà tanta gente allo stadio.